Soprattutto donne e bambini, innocenti in fuga. Almeno in 200 hanno perso la vita quando il barcone sul quale percorrevano il Nilo si è rovesciato. Hanno preferito affrontare la sorte su quell'imbarcazione sovraccarica che restare lì dove infuriano i combattimenti. Il Sud Sudan, il più giovane stato del mondo, è nel caos. Soprattutto nella regione dell'Alto Nilo, a nord-est della capitale, nei dintorni della stessa Giuba. Diverse fonti parlano già di migliaia di morti e feriti, e ci sono poi quelli che fuggono, come i naufraghi di oggi. L'ONG Plan Sud Sudan stima già quasi 400.000 sfollati, la maggior parte ancora in movimento nel paese, mentre 43.000 avrebbero già oltrepassato le frontiere, in particolare con l'Uganda. Il 51% sarebbero donne e bambini sotto i 10 anni, che necessitano di acqua, strutture igieniche, servizi sanitari e ripari.